Ciao! Allora, avevo promesso il video sul shampoo e balsamo che mi piacciono, che hanno un inci. Alcuni hanno un inci verde, altri hanno un inci non perfetto, ma comunque con estratti naturali. Molti sono abbastanza low cost. Alcuni non li ho più, li ho buttati, cioè nel senso che li ho finiti e disgraziatamente li ho finiti prima che iniziasse a fare il video, quindi non li ho conservati. Allora, ve ne parlerò comunque, fidatevi, perché li ho usati e mi sono trovata bene anche con quelli. Vi inizio a parlare del mio tipo di capello. Allora, vi dico che il mio capello è tendenzialmente grasso, non ho capelli secchi, non ho doppie punte, non ho capelli crespi, ho dei capelli tendenzialmente lisci. Quindi diciamo che ho un tipo di capello che può essere fortunato sotto vari aspetti, sfortunato sotto l'aspetto che comunque grasso si sporca prima, però io con questi prodotti riesco comunque a tirare avanti quei 3-4 giorni, quei 4 giorni diciamo. Io preferisco, che ne so, tenerli leggermente sporchi un giorno, che non lavarli sempre in continuazione perché la cute si stressa. Più si lava il capello, più il capello produce sebo, quindi sono cavolate quelle che ne so, quando vi dicono no, ma io lavo i capelli tutti i giorni perché sono sporchi. Io lo sconsiglio perché, ok, dicono che addirittura si dovrebbe lavare una volta a settimana il capello, però per chi forse ce li ha secchi, quei 6-7 giorni riesce. Chi ce li ha comunque grassi, come me, massimo 4 giorni. Quindi, per trattare questo tipo di capello, non bisogna aggredirlo con prodotti pieni di siliconi, petrolati, parabeni, paraffina, no, l'ho detto, tensioattivi esagerati, cioè tutti, cioè non bisogna trattarli con prodotti che siano completamente chimici. Ma, ok, inizio a gesticolare. Ma bisogna trattarli con prodotti che comunque riescono a dare qualcosa al capello che contengono degli estratti. Perché può sembrare che qualcosa che ne so di chimico possa lavare più i capelli in un certo periodo di tempo molto breve, che ne so, tipo qualche ora tu senti i capelli puliti. Ma lascia sempre, io almeno quando lavavo i capelli con quei prodotti, ero piena di doppie punte, avevo i capelli sfibrati, la cute grassissima, cioè io quando lavavo i capelli, questo è il secondo giorno, perché li ho lavati ieri pomeriggio, quindi sono ancora puliti, sono lucenti. Mentre quando li lavavo con quei prodotti, che ne so, tipo L'Oreal, Sunsilk, Gliss, questi prodotti così, che sono tutti uguali, non cambia niente, cioè uno vale l'altro. Questi qui, diciamo che lasciano la cute sempre grassa, i capelli non brillano quasi mai, a meno che non contengono tipo degli oli paraffinici all'interno che danno quella sensazione di brillantezza giusto il giorno che li lavi, poi stop, va a farsi benedire proprio. Quindi vi mostro un po' di prodotti, vi cerco di dare qualche consiglio man mano che ve li mostro. Spero di non annoiarvi perché comunque secondo me è una tipologia di video utile, io l'ho vista da altre persone, come ad esempio la prima volta che vidi parlare di shampoo comunque che hanno un buon rapporto qualità-prezzo con estratti eccetera, è stato del mister Rettore, io però ne ho scoperti tanti altri buoni, quindi ve li voglio segnalare e faccio un video sia di shampoo che balsamo e spero non duri tantissimo. Partiamo dagli shampoo che sono diciamo la cosa tra virgolette più importante, nel senso che senza lo shampoo non possiamo lavare i capelli, a meno che non abbiamo i capelli molto crespi, li usiamo solo il balsamo col co-wash, cioè mettiamo un po' di zucchero, bla bla bla. Diciamo che non è proprio il caso adesso di parlare proprio del procedimento del co-wash, però vi mostro, allora, forse meglio partire forse da quelli reperibili un po' in tutti i supermercati, quelli fa più facilmente reperibili. Allora, shampoo. Anzi, vi devo dire una cosa, non è vero che gli shampoo per capelli colorati devono essere per forza molto sintetici, cioè non, vi sono anche shampoo per capelli colorati che sono o naturali o comunque una via di mezzo, non troppo sintetici come origine.
Allora, uno di questi, infatti, l'ultra dolce della Garnier. La Garnier ha migliorato la formulazione, infatti ce n'è un altro buonissimo che ho usato qualche volta anche se non l'ho comprato. L'ho usato a casa di amici, ad esempio, ed è stato quello alle 5 erbe, che è buonissimo, molto lavante. Poi vi è questo per capelli colorati, trattati o colorati, i miei sono colorati. Anche se non proprio con una tinta, ma diciamo una specie di rifressante fedame. Anzi, se vi interessa il colore dei capelli, credo che vi interessa, perché comunque molte persone me lo chiedono. Vi metto qui il link del post che ho fatto sul blog nell'info box. Allora, questo contiene, ok, contiene l'SLS, però diciamo che abbastanza in alto ha comunque oli naturali, di origine naturale, e questo non ingrassa i capelli affatto, non è molto aggressivo, comunque senza parabeni, quindi è abbastanza buono, considerando che costa 2 euro ed è reperibile anche vicino casa, non bisogna fare viaggi eccessivi per spendere, quindi anche benzina, che ne so, tirchieria mod on, acqua e sapone, tutti i supermercati, tutti, 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 quindi non bisogna andare per forza chissà dove. Poi, sempre della Garnier, c'è cioè questo qui che ho praticamente finito ed è all'argilla dolce e il cedro, sempre estratti naturali senza parabeni, capelli tendenti ad ingrassarsi, questo è buonissimo per i capelli grassi come me, non ha tantissimi ingredienti, credo sia molto, molto positiva questa cosa, anche se ha l'ammonium, l'oil sulfate che è forse anche più aggressivo se non sbaglio dell'SLS, però ha pochi ingredienti, comunque ha abbastanza in alto, sempre questi estratti. Io lo sento, non è solo profumo, che se il profumo è davvero buono, di limone, durano tanto i capelli con questi. Comunque sono sempre sui 2 euro. Cos'altro come shampoo? Uno shampoo che non vi posso far vedere, che però è della Vidal, è blu la confezione. E costa 1,30 euro, 1,10 euro, diciamo, su questi prezzi qui. Ed è un antiforfora molto delicato, infatti trovate tante recensioni positive, perché va benissimo per chi ha la cute irritata, con crosticine, rossata, ed è molto delicato, va bene, cura questo problema. Infatti io quando avevo leggermente questo problema, l'ho usato, mi sono trovata benissimo. Quindi nulla toglie a questi prodotti che costano poco, almeno secondo me. Anzi, un altro che non vi posso far vedere è uno shampoo per bambini che ho preso dalla Coop. È trasparente, potrebbe sembrare che so, un doppione di Johnson, ma non è assolutamente di quella categoria, anzi, davvero è senza profumi aggressivi, non ha metalli, non ha niente, cioè, non ha SLS, tutte le cose, SLS. Non ha niente di tutti questi ingredienti, è molto delicato. I capelli lasciano una profumazione, quello lascia una profumazione buonissima, gradevolissima, anche se non è molto reperibile, proprio perché bisogna andare dalla Coop e non tutti, so che non tutti hanno la Coop vicino. Sono io che ce l'ho comunque a Bari, trovo difficoltà ad andare perché non è in centro. Poi, altri shampoo, questa marca Erbaviva, non so se qualcuno l'ha sentita. Questo è forse il migliore per me, è tra il primo e il secondo posto, diciamo, perché è quello che ho usato innanzitutto per lavare ieri i capelli, lascia i capelli lucentissimi, riflettono tanto tanto la luce, è pieno pieno di erbe lavanti, ne ha di tutti i tipi, ha l'aloe che è calmante, che è buonissima, aloe Barbadensis gel, Rosmarinus officinalis extract, Myrtus communis extract, urtica, l'urtica è molto lavante, molto buona per i capelli, Panax, ginseng extract, Bambusa vulgaris, camomilla anche al dolcente, l'avena, ce li ha molto in alto, molto più degli altri. Se, quelli sono in alto, però verso la metà comunque, non alla fine, che verso la fine non servono a niente praticamente. Questi sono davvero in alto e ha tipo un rosso, due rossi, in tutto l'incipit, che comunque è molto lungo e pieno di estratti naturali.
Questo qui costa 1 euro, o almeno l'ho pagato 1 euro perché aveva un'offerta lancio, ed è 700 ml, l'ho quasi finito, ce n'è così tipo. Ma questo è proprio buonissimo, per i capelli, è uno shampoo molto delicato per i capelli normali, lisci, buonissimo. Poi è uscita una nuova linea sempre dell'Erbaviva, questa qui che è da 500, però ho aumentato il prezzo, costa 1,50 euro, 1,60 euro. Ma anche questa è sempre piena di erbe. Ho preso questa per i capelli lisci. Quando uso questo shampoo non devo usare la piastra, cioè non mi serve usare la piastra perché me la liscia tanto, anzi consiglio. Che ne so, se vi lavate i capelli con questo shampoo, comunque qualsiasi shampoo avete, volete, non volete piastrare i capelli, allora prima li asciugate un po' con l'asciugamano senza fare troppa pressione, altrimenti si rovina la fibra del capello. I capelli non devono essere molto bagnati perché meno stanno a contatto col calore, meglio è. Che calore rovina i capelli. Infatti, cercate di lavarli anche con l'acqua a temperatura ambiente, leggermente fredda, o almeno in estate è anche facile lavarli con l'acqua fredda. Inverno so che è più difficile, anche per me è difficile, infatti la mischio a volte metto anche più calda, però non tantissimo perché danneggia il capello. Appena li ho lavati, li ho asciugati leggermente con un asciugamano senza stringere, appunto. Io ho i capelli che non sono proprio inzuppati, sono umidi, umidi bagnati, ma non tantissimo. Allora prendo il phon e asciugo i capelli in modo tale che non molto da vicino, comunque una distanza non molto avvicinata, e mettendo una temperatura abbastanza fredda, medio fredda. E poi alla fine addirittura quella molto fredda, quella con l'immagine del cristallo. Poi ci sono dei tipo di phon come quello che ho io, che non so se è vero, però hanno una lucetta blu che emana qualcosa, non so cosa sia, un tipo di cristalli che sono tipo delicati sui capelli e non danneggiano meno rispetto ad altri phon che sembra che tipo brucino i capelli. Io infatti quelle poche volte che ho usato altri phon che non avevano niente di queste caratteristiche particolari non mi sono trovata bene, mi sono trovati i capelli più crespi, io che ce li ho praticamente grassi, quindi non so. Secondo me non sono proprio cazzate questa cosa di phon. Quindi in questo modo i Non ci ho capelli... Sozzata! Allora, stavo dicendo, quindi i capelli se asciugano e si asciugano dall'alto, non dal basso, così, anche perché bisogna asciugare prima la radice, che le punte, che comunque la testa, la radice va a contatto con la testa. Che cazzo c'ho? Boh. Allora, i capelli verranno abbastanza lisci, non verranno così, tutti mossi. Sempre se avete una tipologia di capello comunque tendente al liscio. E questo è un trucchetto per non usare la piastra. Almeno io la piastra la uso ogni 10 giorni, 2 settimane. La uso poche volte al mese, la uso tipo massimo 3 volte al mese. E mi trovo benissimo perché io non taglio i capelli da giugno-luglio, forse giugno. E non ho nemmeno una doppia punta. Non ne ho, fidatevi, anche se non si vede niente, non ne ho. Non ho capelli bruciati. Sono sani, lucenti, come vedete. Quindi adesso passiamo un altro shampoo con cui mi sto trovando benissimo. Questo lo uso da quasi un mese. L'ho alternato leggermente a questo o a questo. Però l'ho usato tanto, ne basta pochissimo di questo a differenza degli altri. Molto delicato, un profumo piacevole, non di quelli stucchevoli. Questo, questo è davvero bio, infatti della bioficina toscana, non so se si vede, è trasparente il flacone, quindi è un po' difficile da leggere. Questo costa di più degli altri, costa, se non sbaglio, sui 6-7 euro. Però è davvero bio, proviene da comunque un'azienda che ha una buona politica e mi sto trovando davvero bene. Questo, anche se c'è scritto effetto lucidante, io più che vedere l'effetto lucido che vedo con questo,
Vedo proprio un effetto volumizzante, nel senso sì, ok, i capelli vengono lisci, però più voluminosi. Io comunque li ho leggermente appiattiti, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Questo qui, non so io questa marca benissimo dove trovarla, perché questa è la Mission di bioprofumeria Alchemilla, e quindi sono sicura che sul loro sito c'è sicuramente, poi non so dove altro sia reperibile. Quindi questo è molto consigliato assieme agli altri se volete proprio qualcosa di bio, spendere leggermente di più. Un altro prodotto eco bio è questo shampoo condizionante antiforfora dell'Antillis. Quindi senza sodio, lauro sulfate, SLS, SLS, colorante, profumi sintetici, non contiene nickel, cromo, cobalto, tutte queste cose qua. Ed è ottimo. pH è È quello fisiologico, non altera il pH dei nostri capelli, è delicato, contiene l'ortica, la salvia. Quindi consigliatissimo, questo costa anche meno, costa 3,65 € ed è proprio bio. Questo non fa effetti particolari ai capelli, non volumizza, non volumizza, non li fa, non li alliscia, non li fa lucidi, però l'inci è molto buono. E comunque serve a combattere la forfora, perché è proprio molto delicato, quindi va benissimo, se si hanno questi problemi di forfora. Poi un altro shampoo che ho provato, però non tantissimo, ma è comunque utile segnalarlo secondo me, è quello della Lavera, quello per i capelli colorati, se non sbaglio l'arancia, e costa sui 5-6 euro, però è buonissimo, è con ingredienti naturali. Mi sono trovata benissimo anche perché non fa sbiadire il colore, anche quello, quindi è inutile alla fine comprare quei prodotti troppo sintetici per capelli colorati, perché se per me ha senso usare prodotti con inci abbastanza buono o verde anche per capelli colorati, non mi frega niente di queste cavolate che girano, che ci sono in giro. Mi sono trovata benissimo. Passiamo ai balsami. Allora, ai balsami. Allora, parlando sempre in tema di capelli colorati, ho usato tanto questo, sempre dell'Ulta Dolce Garnier, il prezzo è sempre sui 2 euro, 1,90 € più o meno, questi sono i prezzi. È abbastanza corposo ma non troppo, ha sempre l'estratto di questi frutti rossi, comunque mirtilli, quindi sono degli ingredienti che esaltano comunque il colore. Poi, per capelli, questo è più per capelli ricci o crespi, però considerate che io metto il balsamo proprio sulle punte, proprio in questa zona qui, considerando che io ho capelli relativamente corti, non devo metterne tanto. E quindi se li vedete consumati è perché davvero li ho usati tanto, anche se non li vedete molto consumati, li ho usati parecchio perché ne metto davvero poco e li tengo in posa per poco tempo, 5 minuti tipo, anche meno. Io vedo che fanno davvero effetto, alcuni fanno effetto anche addirittura appena li metto e mentre sciacquo. Questo qui sempre della Garnier, che è all'olio di avocado, burro di karité, un odore buonissimo. Questo se si hanno i capelli crespi, è buonissimo per fare il co-wash, anche questo. Se non sbaglio, sì, fatemi controllare. La consistenza è questa, non è liquidissima, però non è eccessivamente pastosa. Anche se forse è migliore per quel metodo, comunque il Balsamo Splendor perché è più liquido. Questo contiene davvero gli estratti che dice di avere, gli oli, quindi non sono oli di origine sintetica, ma oli di origine naturale, quindi molto buono per il prezzo che ha. Poi cos'altro? Questo della Vidal, che è un balsamo per capelli lisci, con creatina e olio di mandorla. Lascia i capelli lisci per molto tempo. Ce li ha, diciamo, prima della metà, quindi abbastanza in alto. Considerando il prezzo 1,30 euro, 1,20 euro, è buonissimo. Poi i balsami della Splendor. Io ne ho tre. Questo qui al cocco lo vedete nuovo, ma è il terzo che compro. Questo è molto liquido la consistenza, mentre lo lavo, lo metto sui capelli, li lavo, non ho nemmeno bisogno di stare in posa proprio perché vedo che li nutre mentre lo applico,
Costa 1 euro, dipende, alcune parti 1,20, altre parti 90 centesimi, acqua e sapone, supermercati, abbastanza reperibile, anche se fosse più d'acqua e sapone. È buonissimo, forse il cocco è quello migliore, ha un profumo molto forte, però a me il cocco piace, quindi se vi piace il cocco, consigliatissimo, fa i capelli lisci sempre. Poi c'è questo qui, è Fiorimandolo Karité, per la Splendor, che ce l'ha sempre in alto, come al solito. Gli estratti che dice di avere, quindi non sono fregature, considerando che costa 1 euro. Questo è per capelli secchi e danneggiati. Io lo ritengo meno efficace di questo, però se non si hanno tanti problemi, capelli va benissimo, infatti lo uso tranquillamente. E dura tanto, è meno liquida la consistenza, se non erro, di questo, quindi questo dura anche di più, quindi un altro pro. Questo qui, nutriente, sempre che ho quasi finito. Questo ha un incil peggiore di questi due, però sempre abbastanza buono rispetto ad altri. Comunque, questo nutre davvero tanto. Se si hanno dei problemi particolari con i capelli, va benissimo. Tipo di secchezza sulle punte, questo nutre tanto. Lo potete usare tipo come maschera, che è davvero nutriente. Chicca, è questo balsamo che sto usando, ne basta poco poco, è denso denso. L'unico difetto è la confezione, che guardate, è denso, quindi ne basta pochissimo, anche se sembra nuovo. Lo sto usando da tanto, lo uso tutte le volte che lavo i capelli, ne bastano poche gocce. Contiene olio d'oliva, bio toscano, anche se è per capelli mossi o ricci. Non è che mi fa venire i capelli mossi, ma anzi, forse è più nutriente, proprio perché i capelli ricci di solito sono crespi. Contiene, è tutto bio, linci, perfetto, sempre della bioficina toscana, la salvia, il timo, comunque l'ortica, la menta, piperita, comunque tutti ingredienti naturali, che ha un profumo buonissimo. Se è il profumo che sto amando di più, perché dà proprio di fresco. Questo qui in estate, non so, sarà meraviglioso. Che proprio dà di menta piperita, è quasi balsamico come effetto. Ovviamente a chi dà fastidio non può piacere, però ha un effetto positivissimo sui capelli. Prezzo credo sia sempre sui 6-7 euro, però ne vale la pena, perché comunque il balsamo dura molto più dello shampoo, quindi proprio del balsamo ne vale la pena tantissimo. Questi sono i miei prodotti. Sono i miei consigli, spero vi siano stati utili. Non sono espertissima in materia, mi sto adattando, mi sto arrangiando, proprio perché comunque ho scoperto che usare quei soliti è da più di un anno, però, che sto usando, ho cambiato rotta, sto usando questi prodotti da un anno e mezzo, forse, sì, un anno e mezzo, e i miei capelli sono rinati, stanno benissimo. Quindi senza imbottigli di siliconi, petrolati, anche perché non faccio maschere, non faccio niente di niente, non uso, anzi non usate cristalli liquidi, che sono paraffina, stato puro. Al massimo, se avete i capelli crespi, dovete usare l'olio di lino, però che sia un olio di lino, non tipo il Moroccan oil, sia un olio davvero olio, un olio naturale. Dovete comunque, secondo me, metterne sempre poco, perché comunque qualcosa che va a ungere, a sporcare i capelli, quindi più li lavate peggio è, almeno secondo me. Io mi sto trovando benissimo. Prima avevo, quando usavo quei prodotti sintetici, di cui vi ho fatto prima l'esempio, avevo i capelli sempre sporchi, perennemente sporchi, sentivo la testa pesante, tipo un mattone qui sopra, e il giorno dopo avevo già i capelli sporchi e li dovevo lavare. E quindi un circolo vizioso, i capelli si sporcavano sempre di più. Mentre adesso ho trovato la mia pace, quindi spero la troviate anche voi. Un in bocca al lupo a tutti. Un bacio, spero vi sia stato utile, non sia stata troppo noiosa. So che questo video fosse stato lungo. E alla prossima, ciao!